Io mi sento di sono qui per questo convegno per portare anche una voce di speranza in questa terra, grazie anche all'esperienza che sto vivendo, che è Casa Ruth e con la cooperativa sociale NIOP, dove diamo accoglienza ma soprattutto riscatto e dignità a tante donne, giovani donne, vittime del traffico degli esseri umani in questo nostro territorio. Quindi mi piace pensare che la speranza sarà la voce, ecco, che ci deve coinvolgere nel nostro cammino. Io credo e siamo convinti che dobbiamo trasformare questo mondo come va avanti adesso, non ci piace, ma se siamo uniti e se troviamo segni di positività, se abbiamo il coraggio di stare insieme, possiamo veramente creare quei cieli nuovi e terra nuova, che è stato il messaggio che il Vescovo questa mattina anche nella celebrazione ci ha consegnato. Allora, insieme per un mondo nuovo, più mondo più umano, dove la speranza abiti i cuori di tutte le persone.